Un gol di Di Paolo nel finale regala il pareggio al Real Giulianova contro il Forlì in una gara che si stava avviando ad un epilogo pesantissimo per la squadra di Bolzan. 4-3-3 per il Giulianova che deve rinunciare a De Fabritis squalificato, ma ritrova Ferrini e Del Grosso subito negli 11 di partenza. Tozzi Borsoi, non in ottime condizioni fisiche, va in panchina. Ancora i box Fazzini. Stesso modulo per il Forlì, con Cascione, Baldinini e Gimelli a centrocampo. In avanti Ambrosini, Cenci e Graziani. Arbitra Castellone di Napoli. Parte bene la squadra di casa che al quinto minuto prova subito a scappare con Di Paolo che da calcio d'angolo chiama il miracolo in corner il numero uno ospite Aglietti. Passano 5 minuti ed è Torelli a concludere debolmente di testa verso la porta dopo uno zuccherino servito da Napolano. Al 17esimo ci prova il Forlì con Graziani da buona posizione ma il tiro del numero 9 viene smorzato per la facile presa di Pagliarini. Passa per un minuto ed il Giulianova sblocca l'incontro. Sfondamento a sinistra della squadra giallorossa con Napolano che serve Di Paolo, il numero 9 di casa. Prima salta Cascione e poi una volta in area di sinistra infila il numero 1 Aglietti. Ma la gioia del vantaggio giuliese dura poco perché al 20esimo arriva il pareggio degli ospiti e bravo Cenci a trovare libero al limite dell'area Ambrosini che prima si aggiusta la palla di petto e poi con un'ottima coordinazione fa partire un tiro imparabile che si infila all'angolino basso. Il Forlì preme e il Giulianova sembra accusarne il colpo al 23esimo quando la squadra ospite perviene al vantaggio ancora sull'asse Cenci-Ambrosini. L'esterno d'attacco pesca di nuovo in area Ambrosini che si coordina perfettamente con una mezza rovesciata tra Figge e Pagliarini. Il Giulianova sembra alle corde quando al minuto 25 Vesi a chiamare al miracolo il numero 1 di casa che mantiene in vita ancora la gara. Al 32esimo si fa rivedere in avanti il Giulianova con Napolano che calcio in porta, non impeccabile la risposta di Aglietti che appoggia la palla sui piedi di Di Paolo che dall'interno dell'area piccola colpisce il palo. La ripresa riparte con un cambio per la squadra di casa con Tozzi Borsoi in campo per Gori. La prima azione pericolosa però è di marca romagnola con Ambrosini che non arriva per poco all'appuntamento con la sua tripletta personale sul secondo palo dopo il traversone di Cenci. La partita vive una fase centrale di ripresa avara di emozioni con Bolzan che pesca ancora dalla panchina mandando in campo Parlafante per Balducci ma il Giulianova non si scuote e presta il fianco alla ripartenza dei biancorossi oggi in tenuta nera con inserti rossi come al 31esimo quando Cascione fa viaggiare Graziani che calcia in porta dal limite con Pagliarini e si fa trovare pronto. Al 36esimo arriva il primo acuto della ripresa di marca locale con Tozzi Borsoi che si coordina e fa partire un tiro potentissimo che chiama la parata Aglietti in angolo dalla bandierina napolana. Calcia direttamente sulla traversa. Il Giulianova preme ed arriva al pareggio al 41esimo. Fuschi pesca in aria Tozzi Borsoi che fa da sponda per l'ingresso di Di Paolo che di forza si libera della marcatura e insacca alle spalle di Aglietti per la sua doppietta personale. Finisce dopo 3 minuti di recupero la gara tra Giulianova e Forlì con la squadra giallorossa che va a raccogliere gli applausi dei tifosi per aver evitato una sconfitta che avrebbe complicato e non poco la corsa salvezza del Giulianova. Mercoledì si torna in campo con la squadra di Bolzan che andrà a far vista alla San Giustese. Il secondo tempo non abbiamo giocato per niente e questo mi dà molto fastidio. Abbiamo smesso completamente di giocare perché secondo me il primo tempo abbiamo fatto uno dei migliori primo tempo da quando io sono arrivato. Purtroppo abbiamo subito 2 gol in modo infantile direi perché non si può prendere gol in quel modo là. Però ero contento perché la squadra aveva provato a giocare, aveva provato con idea, con concetti importanti di fare male all'avversario, cosa che il secondo tempo è venuto a mancare. Ma sicuramente tempo per lavorare, sinceramente abbiamo avuto solamente questa settimana qua per rafforzare alcune idee, alcuni concetti. Ripeto, io sono contento della squadra, mi dispiace questo atteggiamento rinunciatario del secondo tempo che... Me ne vado con un po' di amaro in bocca, insomma. Sì, era un po' distante, non l'ho visto che un mio giocatore è scivolato, non so, qualcuno mi ha detto che era anche fallo, però non è che io guardo la somma della partita e penso che insomma, un po' di amaro in bocca sicuramente ci rimane. Ma io penso che Forlì abbia dimostrato di essere una buona squadra in generale oggi, purtroppo quando è molto tempo che non si vince. Le ultime 2 partite doveva farsi i punti, ne ha raccolti appena 2. Oggi sinceramente, con tutto il rispetto per il Giulianova, il Forlì avrebbe meritato di vincere nettamente per l'occasione da rete. Ogni partita è una partita importante, partite vengono meno sempre, cioè sempre più difficile, però i segnali della mia squadra sono importanti.